Bene, benvenuti. Oggi parliamo dei collegamenti, ovvero dei link ai siti internet. Come potete ben notare dalla scheda del primo marcatore che abbiamo inserito all'interno della nostra mappa, oltre al file audio con i saluti, è ben visibile anche l'URL, ovvero l'indirizzo internet al podcast in oggetto. Se noi interagiamo con il link, con un clic, questo ci riporta, come potete vedere, al podcast in oggetto. Torniamo indietro, ritorniamo alla nostra mappa. Questo è facilmente realizzabile andando ovviamente sempre in modalità edit ed aggiungendo semplicemente il link, in questo caso al di sopra di quello che era il linguaggio che ricreava la mascherina del messaggio audio. È una cosa che diciamo viene scoperta, non è molto chiara, è stata scoperta diciamo quasi per caso, però può ritornare molto molto utile. Perché se andiamo per esempio in modalità edit, sulla scheda dettagli, vedete qui che è possibile indicare un sito internet, quindi website. Ma anche semplicemente chiudiamo un attimo, dalla scheda del progetto. Se noi andiamo a scorrere, vedete che come è presente un link, come attivo un URL, questo è subito ben visibile, colorato in maniera diversa e ovviamente interattivo. Questa è una cosina che penso possa tornare utile a molti, perché anch'io mi chiedevo come si poteva interagire se il link interessato eventualmente era in un'altra posizione. Bene, detto questo, oggi vi voglio parlare di un ottimo lavoro realizzato dalla carissima amica e collega Antonella Brugnoli. Lo andiamo a vedere subito. Ha realizzato quello che è un tutorial proprio su Community Work. È un lavoro molto interessante perché è fatto e realizzato con scuole distanti l'una dall'altra. Come potete vedere, hanno realizzato anche un ottimo tutorial riassuntivo. E dopo andiamo a vedere proprio la lista dei lavori, delle schede che questi bambini hanno preparato. La cosa interessante è anche il fattore del coinvolgimento, diciamo, della famiglia, quindi notizie dai nonni o comunque appunto dai genitori o meno, perché qui parliamo, vedete, di una cosa che questi bambini hanno in comune, quindi il discorso del fiume. Questo è un esempio proprio classico. Il nonno Mario dice che Tamara le ha raccontato che il livello dell'acqua del fiume dipende dalla pioggia, se piove tanto l'acqua aumenta e se non piove e c'è tanto caldo, l'acqua si prosciuga. Ma è interessante proprio questo coinvolgimento appunto con la parte della famiglia, quindi con il pensiero aperto a casa e lo studio della interattività massima con questo strumento che è Community Work, che è veramente eccezionale. Quindi sta un po' alla fantasia, alla creatività anche degli insegnanti, il saperlo utilizzare e sfruttare al massimo. Tornando in internet, andiamo a vedere il lavoro. Vedete? Un anno sul fiume, dall'airone bianco al barbo comune, cascata, fiori di primavera, i sassi, vedi, vari animali. Complimenti ad Antonella e ai suoi alunni. Bene, alla prossima!